Grazie. Bene, rieccoci. Grazie. Rieccoci in diretta allo Studio 2 di Torino per la seconda parte del programma. Come avete visto, questa esplorazione del gusto e dello sfatto è molto particolare, anche perché diversamente dalle immagini o dai suoni, i sapori, gli odori non si possono registrare, non si possono amplificare, non si possono rappresentare. Quindi sono sempre delle percezioni individuali che poi, come abbiamo visto proprio anche in questi test, sono sottoposte a influenze psicologiche di vario tipo. Bene, qui nel frattempo stanno elaborando i dati di quel test che abbiamo visto all'inizio, il test dell'olfatto che gli studenti hanno realizzato. Dovevano riconoscere 6 odori su altrettante striscioline di carta. Vedremo i risultati tra poco alla fine di questa seconda parte. Vi ricordo che i professori che sono con noi in studio sono il professor Italo De Vincentis, il direttore dell'Istituto di Otorinolaringoiatria all'Università di Roma, e il professor Pier Giorgio Strata, neurofisiologo alla Facoltà di Medicina all'Università di Torino. E poi Lorenzo Pinna, che ancora stasera cortesemente con noi. Vi ricordo che Lorenzo Pinna è uno dei pilastri di Quark, con i servizi che ha realizzato in questi anni, e in questo programma ha realizzato tutti i servizi scientifici di ricerca di punta nel campo della medicina, che avete visto e che vedrete nelle prossime puntate, e ha accettato sportivamente di darci una mano al centralino per le vostre telefonate. Penso che ne siano già arrivate. Sì, Piero, sono arrivate moltissime telefonate, non solo dall'Italia ma anche dall'Europa. Si vede che questo satellite funziona bene, perché continuano ad arrivare queste telefonate da altre Benissimo. Parti dell'Europa, come la Svizzera e la Germania. Quindi sì, ce ne sono già alcune in diretta. Sì, noi dobbiamo sospendere per uno spazio pubblicitario, ci vediamo tra pochi minuti. Alcuni lo hanno identificato come molto piacevole. Sì. E posso dire un episodio, cioè l'aforisma famoso di Napoleone, che quando tornava a casa mandava un cavalleggero ad avvertire Giuseppino, non ti lavare che sto arrivando. Evidentemente è un'interpretazione personale. Vorrei pregare Maurizio Monicuti di darci... C'era ancora il mercaptani, l'ultimo. Ah sì, c'era ancora un odore. È importante perché è una sostanza solforata che si usa per marcare il gas domestico, è una puzza vera e propria. E molti l'hanno trovata piacevole, non moltissima, ma qualcuno l'ha trovata piacevole. Quindi questo è un odore che dovrebbe invece creare un allarme. L'effetto allarme, insomma, non è scontato allora. C'è rapidissimamente questa indagine fatta dal National Geographic, che aveva allegato al suo un numero della sua rivista un opuscolo nel quale c'erano, per così dire, dei francobolli olfattivi, grattandoli le bollicine che erano racchiuse si liberavano, e 1,5 milioni di persone nel mondo hanno dato delle risposte. Ora, senza entrare nel dettaglio naturalmente, certo, perché è molto complesso, ma ci sono un paio di dati significativi di questa inchiesta. Differenze di sesso: le donne sentono molto di più dell'uomo, mantengono questa caratteristica per tutta la vita, anche col declino dell'olfatto che avviene dai 20 anni in poi. Comunque, a 60 anni c'è una caduta brusca, che è più brusca per l'uomo purtroppo. A 80 anni l'uomo ha metà dell'olfatto della donna. Ecco, io adesso, siccome siamo in chiusura, qui vediamo il grafico che mostra questa discesa della curva dell'olfatto, la linea gialla, rossa è quella delle donne, vediamo che rimane più alta, specialmente nell'ultima parte della vita, di quella degli uomini. Però io vorrei che Miss Naso, non so come si può chiamare, la signorina Nasissimo, si facesse vedere e venisse qua. Si chiama Francesca Cardinali. Vuole scendere? E le facciamo anche un applauso. Dunque, lei ha riconosciuto perfettamente tutti gli odori, ma c'è di più. Lei ha quasi scomposto questi odori nei loro componenti e ha sbalordito queste persone che l'hanno trovata straordinaria. Ci vuole dire, signora Lui, un po' qualcosa su questo test? Sì, è stato molto sorprendente, anche perché l'essenza di rosa, oltre ad avere un aspetto rosa molto marcato, ha anche un aspetto leggermente limone, e la signorina è riuscita a percepire questa sfumatura. Senta, può avere un futuro nel vostro settore? Io penso proprio di sì a questo punto, senz'altro. Perché io so che, per esempio, nel campo dei creatori di profumi, ci sono poche persone, perché pochissimi hanno questa capacità discriminatoria. Se lei ha anche creatività,
credo che si guadagni enormemente in questo settore. Infatti, ce ne sono solo 100-200 nel mondo. 200 circa. In tutto il mondo. Esatto. Quindi la 201esima potrebbe essere... Lei cosa fa come studia? Biologia. Biologia. Se non ha più voglia di fare la viola, ha un futuro assicurato, si rivolga alle nostre esperte e vedrà che farà una grande età. Comunque grazie e complimenti. Io non so se abbiamo ancora tempo per un paio di domande. Forse sì. Lorenzo Pinna? Sì, dovremmo avere in linea una domanda che viene da Torino. Quindi da casa? Sì. Vediamo, vediamo se è in linea. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Il mio quesito verte sopra il diminuito senso dell'odorato quando noi ci troviamo in presenza di un odore per un periodo prolungato. Vorrei esemplificare in questo modo. Mi è capitato una volta di trovarmi in una stanza piena di nepalesi, i cui lipidi sono diversi dai nostri perché si nutrono di burro di yak, e l'odore era molto forte e penetrante. Appena entrato nella stanza mi era quasi difficile respirare. E poi però è come scomparso. Uscito dalla stanza e rientrato, di nuovo l'ho sentito con perfetta sensibilità. Vorrei sapere da dipende questo tundimento temporaneo. Ecco, questa è un'esperienza comune, ne parlavamo prima col professor Strata, e c'è una spiegazione, non è come per gli altri sensi, vero professore, che c'è una specie di dimenticanza, qui c'è proprio una specie di mancanza della capacità di percepire. Ci sono due motivi per rimuovere uno stimolo, uno è comune a molti recettori ma non a tutti, ed è quello che quando lo stimolo agisce sul recettore per un po' di tempo il recettore non risponde più. Per esempio, noi non sappiamo se abbiamo l'orologio o l'anello al dito perché lo ignoriamo, i recettori sono bloccati, non risponde. L'altro invece è quello della nostra attenzione. Noi possiamo anche non sentire qualche cosa perché la nostra attenzione è polarizzata su qualcos'altro e possiamo ritornarla a sentire se l'attenzione ritorna su quello stimolo. Quindi uno è un fenomeno periferico del recettore, uno è un fenomeno che ha sede nel nostro cervello. Ecco, io purtroppo devo dirvi che siamo arrivati alla fine del nostro programma, dico purtroppo perché mi sembra che c'erano delle cose interessantissime ancora da chiedere, vedevo anche molte mani alzate qui tra gli studenti. Purtroppo dobbiamo chiudere e naturalmente vi diamo appuntamento per la prossima puntata, che è un po' il seguito di questa esplorazione del gusto dello sfatto. Questa volta andremo dentro, più in profondità, in stomaco e intestino, e potrete cominciare a vedere le prime immagini nella sigla di chiusura. A tutti appuntamento alla settimana prossima. Buonasera. Thank you.